Ciao amici d'Andrea e benvenuto a questa mia nuova video recensione per questo bellissimo telefono EasyCAT Tech T900, telefono per anziani. Vi dico subito che è un telefono bellissimo, ovviamente. No, non è vero perché a volte dico che non sono bei telefoni. Comunque, questo è veramente un bel telefono, costa poco, è un telefono touch, non è né Android né Apple, ha un sistema operativo proprio ed è molto bello perché mi piace perché ha questi tastini qua con i quali potete comandare il telefono. Una particolarità, ad esempio, molto interessante è che ha il tasto per la torcia, ok? Che sarebbe questo, non è un tastino, e vedete come illumina acceso, spento, con questo tastino qua. Questo serve per bloccare il telefono, che è praticamente quella cosa che mi chiedete spesso, ma mia nonna, mia mamma ha difficoltà a sbloccare. Con questo strumento qui, vedete, questo è molto facile attivare e sbloccare il telefono. Altro tastino per la radio. Tiri su e parte la radio. Tiri giù e non parte la radio. Ok? Sentite? E questo, vabbè, il tasto del volume. Un'altra cosa molto bella qual è? Che ha la videocamera, che ha il tasto SOS che poi dopo vi farò vedere. E l'altra cosa molto bella è questa che ha la basetta per ricaricarlo. Quindi fate così, lo mettete su. E vedete che è accesa e carica. Ok, cosa c'è in dotazione nella scatola? La scatola è mono SIM il telefono, carica batterie, l'alimentatore, il cavo per caricarlo e le auricolari, le cuffie. Un'altra cosa molto importante è che ha la basetta e potete ricaricarlo anche in questa maniera qua. Adesso non guardate questo cavo perché questo cavo è di un mio caricabatterie. Vedete, con questo sportellino qua, voi qua caricate il telefono. Se ce la faccio trovare il verso, ed è sotto carica. Caricatore collegato. Quindi avete due soluzioni, o col cavo, o per gli anziani è molto meglio sfruttare questo, perché con queste due va a interfacciarsi qua dentro, tic, e si ricarica. Un bellissimo libretto di istruzioni in italiano e in varie lingue, molto spesso, guardate. Tasto SOS di cui non vi ho parlato, ma ve lo faccio vedere dopo qua dietro. È molto sobrio e elegante. Queste sono le particolarità del menu. Ha tasti molto grandi. Ok, faccio scorrere. Cosa abbiamo? Registro delle chiamate, i contatti, scrive SMS, la musica, la fotocamera. Non c'è ovviamente l'SSD, ma questo ve lo farò vedere dopo. Questa, se ce la faccio a farlo partire, è la... Ecco, si vede la mia faccia, saluto, ciao. Quindi questa è la fotocamera, c'è l'SD, ma questa ve la faccio vedere dopo. Scorrendoci sempre l'altro menu, si possono fare i video, promemoria, calcolatrice, sveglia, calendario. Questa è la sveglia, puoi impostare le sveglie. Allora, tenete presente, leggere gli MMS, questa è per comporre le chiamate. Vabbè, non ce la faccio più, scusate un attimo, voglio farvi vedere. Ecco, questa qua è la lista dei contatti brevi, quindi è molto facile, molto intuitivo. Registratore per andare su internet, la torcia, la radio, ma questi pulsanti ce li abbiamo anche dall'altra parte. È mono SIM, ma solo una SIM, così scorre. E niente, questa è la lista dei contatti, l'abbiamo già vista. Adesso se ce la faccio vi faccio vedere le impostazioni, vediamo cos'altro c'è nelle impostazioni. Niente, ripristino al lampo per impostare l'SOS. Questo vabbè, sono i profili utente per le chiamate, per la vibrazione. Torniamo indietro, volevo farvi vedere. Applicazioni, cosa abbiamo? Ah sì, ha il file, ha il Bluetooth. Vediamo un po' cos'altro abbiamo. Scusate, ma al contrario non ce la faccio. Allora, galleria, fotocamera, perché adesso c'è anche la pellicola sopra, quindi vedete la, qua c'è il cosiddetto della pellicola, quindi mi viene un po' difficile comandare. Comunque, vediamo un po'. Questi sono i contatti, impostazioni,
E niente, vabbè, abbiamo il Bluetooth. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere il tasto SOS, perché se io premo qua, guardate che forte. Suona in continuazione, naturalmente per fermarlo bisogna strisciare il tasto. Però volevo farvi vedere adesso, così finiamo questa recensione che si sta allungando. Dentro che cos'ha? Batteria. Porta SIM e l'alloggiamento per l'SD. Ok? Quindi questa è la batteria, vi ho fatto vedere tutto. E questo fantastico cellulare EasyTech per anziani si aumenta la gamma di telefonini recensiti da me. Lo potete trovare sul mio sito, quindi cliccate mi piace e mi condividete, condividete sui vostri social network e sui social network delle persone che pensate possa interessare questo bellissimo cellulare. Ce ne sono tante altre gamme, più e meno costosi. Ciao da Andrea, ma adesso sigla.